Un posto al sole, trame al 5 maggio, peggiora e Ferri decide di partire con Lara. La soap opera Un posto al sole non andrà in onda lunedì 1 grado maggio ma poi recupererà con una doppia puntata in onda venerdì 5 maggio. Le anticipazioni degli episodi in onda dal 2 al 5 maggio intanto rivelano che verrà dato ampio spazio alla vicenda del piccolo Tommaso. A quanto pare le condizioni del bambino continueranno a peggiorare, spingendo a Ferri a portarlo in un altro ospedale fuori Napoli per fargli fare delle analisi più approfondite. Questi nuovi esami potrebbero far emergere una scomoda verità, anche se la sensazione è che Lara riuscirà a farla franca anche stavolta. Nell'episodio andato in onda venerdì 28 aprile è stata mostrata una scena nella quale si vede Lara versare delle gocce all'interno del biberon del piccolo Tommy. Per quanto non sia stato svelato il farmaco, potrebbe trattarsi di diazepam, uno psicofarmaco della categoria delle benzodiazepine tra cui la versione commerciale più nota è il Valium. Tale prodotto è usato per curare gli stati di ansia negli adulti e tra le sue controindicazioni ha appunto l'aumento di temperatura. Il piano di Lara è stato quindi svelato. La donna intende far star male il bambino, volutamente, per legare Roberto a sé. Il peggioramento delle condizioni di Tommaso metterà in forte apprensione Roberto, Riccardo Polizzi Carbonelli. Quest'ultimo, preoccupato per la salute del neonato e indispettito dal fatto che i medici non riescano a formulare una valida diagnosi, deciderà di prendere un'iniziativa personale. La sua scelta potrebbe però mettere a serio rischio il diabolico piano di Lara. Nel frattempo Marina, Nina Soldano, seppur lontana dall'immaginare il vero piano della sua rivale, sarà l'unica a sospettare che dietro i malesseri del piccolo possa celarsi una delle solite macchinazioni di Martinelli. Roberto e Lara partiranno assieme per fare ulteriori indagini sulle condizioni di salute del piccolo Tommy. Mentre Marina resterà da sola a Napoli. Quest'ultima sarà sempre più preoccupata per le sorti del suo matrimonio. Perché è convinta del fatto che a Martinelli interessi suo marito e non il destino di Tommaso. Dopo un commovente appello di Lara, Roberto deciderà di rientrare prima a Napoli. Mentre l'imprenditrice Giordano ascolterà una conversazione privata tra la sua rivale e Ferri che metterà in seria agitazione la donna.